Pronto, sono io, non ci posso credere! Non ci posso credere! Marco Sanfelici, un bacio, come stai? Sto molto bene, quando sono con voi io sto benissimo. E noi quando siamo con te? Recupero anni e anni di vita. Saluto te, Marita, naturalmente per motivi di cavalleria, ma poi saluto veramente con un grande abbraccio Danilo. Ciao, Marco. Perché è un grandissimo amico e veramente, diciamo così, è sempre stato un ragazzo che ha sempre trattato bene gli altri con grande altruismo. Ma guarda che non cambio però squadra, purtroppo ho il difetto di essere dell'altra sponda, ma cosa vuoi? Ma sai che a me piace, Marita, la musica classica, quindi tutto sommato. Comunque ciao, è sempre un piacere sentirti, Marco. Senti Danilo, io volevo chiedere, ho sentito prima una telefonata di un tuo sodale. Sì. E io quando ero bambino a Torino c'era una trasmissione alla radio che si chiamava Bundi Cerea e che aveva una bellissima rubrica, no? E volevo chiedere a te, tu che sai molto più di me di questioni granata, ma la maratona è diventata al Cantun di Barbutun? Marco, non fare così, perché ci sono io qua in studio, perché? Tu sei a casa, io sono qua e poi iniziano a... Io ho detto prima, tutti bravi, tutti belli, che bello, ci vogliamo tutti bene. Cioè, tu mi rovini subito sempre, tutte le piazze. No, ma no, solo così per dire, non ci mancherebbe. Sai che siamo... Insomma, no, perché... Noi non ci accontentiamo, insomma. Purtroppo. No, ma rispondi pure, prego. No, non è. No, rispondo, voi siete belli, felici, tutti noi invece siamo un po' così e siamo sempre un po' incarogniti, via, insomma. Però. Ma io penso che quest'anno in Torino, parlando subito dell'altra sponda del Po, il Torino probabilmente potrà forse centrare un grosso risultato che è quello di stare nella parte sinistra della classifica. E penso che sia abbastanza attrezzato per poter ottenere un risultato del genere. È chiaro che, per esempio, domenica scorsa il risultato è stato più che altro dettato da situazioni fortuite, sicuramente non da situazioni di gioco. Insomma, Torino non l'ho visto soccombere di confronto all'Atalanta. No. Ha preso dei pali, ha preso delle traverse. Sai, il calcio è anche soprattutto fatto di episodi. Come si dice un po' nei campetti, sono stati un po' polli, però insomma, perché tutto sommato tra pali e traverse forse meritavano perlomeno il pareggio, poi invece... Assolutamente sì, assolutamente sì. Senti, ma invece questa nazionale che gioca allo Juventus Stadium, così la consideriamo 5 minuti o no? Beh, guarda, siccome allo Juventus Stadium io direi che tutto sommato gli juventini si potevano presentare con la loro maglia tradizionale e gli altri, tutti gli altri con io la cosa maglia faccio? Azzurra. Cosa faccio? Poi oltretutto gioca in uno stadio che doveva crollare già 2 anni fa dopo l'inaugurazione, mi pare, no? Questo è vero. Bello tranquillo. Questo è vero. Su, in piedi. Noi lo collaudiamo tutte le sante domeniche, sabati o quando la Juve gioca e mi pare che di gol se ne facciano parecchi, per cui lo collaudiamo veramente bene. Senti, volevo chiederti... Poi... Sì. No, volevo chiederti un aspetto, no, che trattavamo prima con Danilo. Innanzitutto appunto questa formazione, un commento anche con te, con questo Balotelli appunto davanti, questa formazione insomma un po' così di Prandelli, come la commenti? Ma intanto secondo me, considerando Prandelli, non è una novità, perché se ci ricordiamo come giocava nella Fiorentina, giocava praticamente con questo modulo. E infatti è stato uno dei primissimi allenatori a giocare con tre giocatori in linea in difesa. Aveva 4 a centrocampo, generalmente giocava con Montolivo dietro le 2 punte, qui invece abbiamo un'alternativa. Direi che è valido questo modulo anche in funzione di quello che è l'assetto delle fasce laterali. Candreva ad esempio è un giocatore che assolutamente è in grado di spingere per 90 minuti e quindi è chiaro che a mezzo al campo si debba comunque giocare in 4, proprio anche per avere direi anche un minimo di filtro ulteriore, anche perché Candreva non va certamente a fare quello, per esempio, per prendere l'esempio della Juve, che fa di Steiner, ecco, quindi è un giocatore d'attacco, non tanto di difesa. Certo. Secondo me è un po' questo il discorso tattico che Prandelli fa in questo momento. Questa qualificazione ho visto
questa qualificazione, Bete, dicevo, Marco. Ho visto, dimmi. Infatti. Hai visto Abete, dicevi? Hai visto Abete? Sì, ho visto Abete che stava premiando. Chissà se magari per questo è competente, perché, sai, non sempre lo è. Ogni tanto si dice incompetente su certe decisioni, non lo so. Ieri è stato al museo della Juventus, probabilmente è stato così abbagliato, ispirato da tanta luce, e oggi si presta alle premiazioni in mezzo al campo, non so. Marco, guarda, mi manchi, dico solo quello. Senti, come dire, questa sua sagacia, questo modo di farsi sempre voler bene da tutti, per Marco è veramente, lui ha un potere particolare di farsi voler bene, specie da determinate persone, vero Marco? Sì, certo. Certo. Senti, ci sentiamo più avanti, se sei d'accordo, per commentare insieme questa nostra Italia. Dubbi, perplessità di Danilo? No, nessuna. No, nessuna. Posto. Boh, è tranquillo. No, cioè, l'unico dubbio, ma lo diciamo dopo, sai che qua noi parliamo, intanto la partita siamo al 16esimo, sempre ferma sullo 0-0, non abbiamo neanche dato la formazione della nostra nazionale azzurra. Ma io l'avevo scontata. Ma è ovvio, dovrebbero saperla tutti. Ma dovrebbero saperla tutti la formazione. Poi, no, sempre che ti dico questo, perché mi sono arrivati del... C'è forse ancora Marco in linea? Sì, posso dire una piccola cosa, sì. Scusatevi, ma proprio piccola, io mi sono materializzato per dire questa cosa. Siccome mi pare che... Posso? Sì, vai. Allora, siccome questa sera giochiamo contro la Repubblica Ceca, a solo pensare a Poborský e quello che ci ha combinato, o meglio quello che ha combinato ai prescritti il 5 di maggio, e a pensare a Pavel Nedved, che è nel consiglio di amministrazione ed è una delle più grandi glorie della nostra storia juventina, mi permetti di rinunciare tanto così a un po' di spirito patrio e sperare in un pareggio? Ti cosa vuoi? Glielo concediamo, tanto sì. Non mai essere concesso da solo. Vuoi vincere tutto tu? Cioè, io sì. Ma perlomeno... No, io poi per la nazionale proprio sono... Poi noi facciamo altri punti da altre parti, abbiamo ancora due partite, ci servono due punti, insomma, non mi pare che... No, Marco, ripeto, facciamoci sempre voler bene da tutti noi, mi raccomando. Ok, sì, perfetto. Allora, viva l'Italia, diciamo con una goleada, facciamo così. Ci sentiamo più avanti, Marco, speriamo nel risultato pieno e nella qualificazione...